dire ruspa, sennò la Boldrini si offende. Pare che si trasferirà a Melzo la Boldrini. Lasciateci sorridere quei minuti, perché poi se uno guarda il telegiornale, mettetevi nei panni di un marziano che fosse sbarcato sul pianeta Terra l'altro ieri e abbia guardato il TG1 ieri e comincia, perché poi siamo noi cattivi, perché ancora oggi Renzi ha detto in intervista al Corriere della Sera che il problema è Salvini e la Lega che stimola gli istinti razzisti, lancia degli allarmi senza volo. Ma è normale che un controllore che chiede il biglietto a quattro persone rischi di perdere il braccio perché ste cazzo di gang latinoamericane non hanno altro da fare dalla mattina alla sera? Non è normale. Ma lo dico con tutto rispetto delle migliaia di immigrati per bene che arriva dal Sud America, perché lo ripeto fino alla noia, il problema non è il colore della pelle, perché nel 2015 solo un cretino distingue l'essere umano in base al colore della pelle. Il problema è essere persone per bene, essere regolari, avere i documenti a posto e pagare le tasse per chi se lo può permettere ormai. Il problema non è essere rom, e lo ripeto, perché io non mi sento superiore a un rom. No, davvero. No, però non vorrei neanche passare per fesso, perché dopo domani c'è la scadenza della TASI e dell'IMU. Sono convinto che molti di voi avranno il brutto vizio di pagare la TASI o l'IMU, e perché qualcuno no? Quindi noi vogliamo semplicemente un paese più normale. Ecco, è questo che secondo me fa la differenza in questo periodo a favore della Lega. Per questo che abbiamo vinto in Veneto, abbiamo vinto in Liguria, abbiamo preso una marea di voti in Toscana, nelle Marche, in Umbria, perché la gente non ci chiede i miracoli, ci chiede un po' di normalità, un po' di tranquillità, un po' di serenità. Il che vuol dire che se vai in stazione centrale per prendere il treno, devi prendere il treno, non devi prendere la scabbia, perché paghi il biglietto per prendere il treno, non per prendere la scabbia. E ci sono gli intellettuali. Leggevo un articolo delirante sul Fatto Quotidiano che c'è questi leghisti che parlano di scabbia che non è neanche una malattia mortale. E quindi, visto che non è una malattia mortale, pane e scabbia per tutti, che tanto si cura con la pomatina. L'altro giorno litigavo in televisione col governatore della Toscana, quindi non con un passante, il governatore della Toscana appena rieletto, e quindi in democrazia chi vince ha ragione, che mi insultava perché mi ha dato del razzista etnico, e io non ho ancora capito dopo tre giorni cosa significa razzista etnico, però ci sono abituato, io ormai lo prendo come un complimento, anzi se durante le trasmissioni arrivo verso la fine e non mi hanno ancora dato del razzista, me lo dico da solo, così almeno sono contento, perché altrimenti mi preoccupo se non mi danno del fascista, nazista, razzista. E questo contestava la Lega perché diceva che non è ancora provato che neanche un italiano abbia ancora preso la scabbia in treno. Cioè, quindi noi dovremmo aspettare di prenderci la scabbia in treno per preoccuparci. E questo fa il governatore, poveri toscani. La Lega è diventata secondo partito, però lì dobbiamo arrivare il primo partito in Toscana, così lo mettiamo sul treno, si prende la scabbia, poi ne riparliamo una volta che si è divertito. Ma per dire, questo vale per l'allarme. Le avete viste le immagini? Non dei migranti, perché anche questo mi provoca allergia. Non esistono migranti richiedenti asilo, fino a prova contraria sono immigrati clandestini, punto, non hanno i documenti. Ma li avete visti sugli scogli a Ventimiglia? Ma è normale. E i casi sono due: o sbagliano tutti gli altri,
i francesi controllano e respingono, gli austriaci controllano e respingono, gli svizzeri controllano e respingono, gli inglesi non controllano neanche, respingono e basta. Noi invece no, perché dobbiamo aiutare tutte le persone che hanno bisogno. E io mi imbestialisco perché secondo me Renzi e Alfano sono profondamente, vigliaccamente razzisti, sono i primi razzisti, perché io giovedì sono razzisti con quelli che gli pagano lo stipendio, perché io giovedì ero a Faenza in provincia di Ravenna e dopo aver fatto una bellissima giornata di incontri ho incontrato Doriano, ragazzo di 44 anni di Faenza che ha avuto problemi in famiglia, si è separato, ha perso la casa, ha avuto problemi sul lavoro, ha un figlio di 12 anni e da 15 giorni dorme in un sacco a pelo su una panchina. Perché per lui, che è italiano, in prefettura non c'è niente, non c'è il posto in albergo, in comune non c'è il contributo pubblico, non c'è la casa popolare. E quindi io mi arrabbio perché quei fenomeni di sinistra che si riempiono la bocca di accoglienza nei confronti del resto del mondo, poi quando governano lasciano dormire gli italiani sulle panchine dei sacco a pelo. Perché hanno la sfida per essere italiani? Non è normale, non è normale. Ora, se non ci fossero tanti Doriano sfrattati, esodati, disoccupati a dormire in mezzo alla strada, e allora accogliamo tutto il mondo. Però il voto alla Lega è un voto di normalità, fino a che c'è un italiano o un immigrato regolare che magari è arrivato qua 20 anni fa con i documenti a posto, che ha perso il lavoro e rischia di perdere la casa, prima io ridò una casa e una camera in albergo alle persone che hanno rispettato la legge e poi vado a mangiare al resto del mondo, altrimenti sono pesco, altrimenti non sono buono, sono pesco. Devo dire che però la soddisfazione è grande, perché queste cose ce le stavamo dicendo da tanto tempo fra di noi, evidentemente adesso gli italiani stanno cominciando a capire, i lombardi stanno cominciando a capire. Guardate il Veneto, io ho girato il Veneto in lungo e in largo e per settimane guardavo la televisione, guardavo i sondaggi e a me sembrava di essere io quello sbagliato, perché dicevo, sentivo anche da Vespa, è testa a testa Zaia Moretti. Cazzo, io andavo in giro, parlavo con le persone e quando dicevo Moretti pensavano alla birra, non pensavano alla candidata, però era testa a testa. Lo ricordate che l'ultima settimana Renzi è andato in Veneto e ha fatto il fenomeno, ha guidato la macchina con la Moretti dicendo io e te guideremo il Veneto, avevano finito la benzina, si sono fermati all'autobus e in testa a testa è finito 50-22, proprio sul filo di lana, era lì per vincere. Ma, e attenzione, la festa per noi, ho sentito Luca Zaia tre volte, è durata 2 ore, perché adesso il bello e la sfortuna di essere leghiste, che per gli altri finita la campagna elettorale, basta, si cambia il numero di cellulare, si cambia l'indirizzo mail, si chiude la sede elettorale, ci rivediamo fra 4 anni e mezzo e chi si è visto si è visto. Per il leghista il difficile comincia il giorno dopo. Presi i voti dobbiamo e vogliamo meritarci tutti i voti presi, e mi voglio anche domandare perché comunque tanta gente sta ancora a casa e non vota. Evidentemente sbagliamo anche noi, sbaglio anch'io, quindi non bisogna mai accontentarsi. Certo, aver vinto in Veneto, aver vinto in Liguria, essere secondo movimento in Toscana, aver eletto 3 consiglieri regionali nelle Marche, 2 in Umbria, significa che la coerenza paga, il lavoro paga, anche le feste come quella di Melzo pagano. Fate arrivare gli applausi in cucina a gente che per tanti giorni ci ha messo del suo. Paga, il lavoro paga, c'è poco da fare.
Però adesso l'obiettivo non è partecipare, l'obiettivo non è arrivare in finale, altrimenti facciamo la fine della Juve. Con tutto il rispetto. Fiorentina. Vabbè dai, le trombette le usate la prossima volta, dai, non è il problema. D'altronde io da milanista ho poco da parlare. Però non siamo qua come Lega per partecipare. A questo punto, visto che la gente finalmente dopo 20 anni ci ascolta e ci segue, siamo qua per vincere. L'obiettivo è prendere un voto più di Renzi e cambiare l'Italia, cambiare la Lombardia, cambiare l'Europa e raddrizzare tutte le cose che non vanno, ripeto, senza promettere 80 euro. A me basterebbe cancellare quella legge porcata che è la legge Fornero, che ha rubato di lavoro, di diritti e impressioni a milioni di italiani. Non fare cose eccezionali. Quando saremo al governo mi piacerà cancellare uno strumento di tortura fiscale come gli studi di settore che stanno massacrando migliaia di milioni di produttori. Cose normali. E i soldi ci sono, perché poi ti dicono che non ci sono i soldi ci sono. A voglia che in Italia i soldi ci sono. Contate che solo obbligando tutte le regioni italiane da nord a sud a spendere per la sanità quello che spende la regione Veneto, quindi non di più di meno, uguale, si risparmierebbero 20 miliardi di euro, perché c'è gente che in ospedale paga i pasti 50 euro, tanto poi pagate voi. Piuttosto che un'altra battaglia di civiltà, spero che abbiate già firmato, se ancora non siete andati in comune a firmare, fatelo domani nel vostro comune, per togliere dalle strade e passare la prostituzione, come avviene in tutto il mondo civile e sviluppato. E quando saremo al governo faremo di tutto perché quei soldi vengano usati per copiare la Francia e rendere gratuito l'asilo nido per tutti i bimbi da 0 a 2 anni in tutta Italia, per aiutare le mamme e i papà a pensare a un futuro più sereno. Cose normali. Un altro bel risparmio da almeno 1 miliardo di euro è la chiusura di tutte le prefetture in Italia che non servono un cazzo. E al massimo chiamano i sindaci per trovare posti in albergo per gli immigrati. Lo facciano i sindaci, l'ordine pubblico, che lo fanno anche meglio. E quando torneremo al governo sicuramente una priorità sarà permettere ai poliziotti e ai carabinieri di poter fare i poliziotti e i carabinieri tranquillamente, di poter fare il loro lavoro tranquillamente, senza l'ansia di essere denunciati dal primo spacciatore di turno che dice mi ha maltrattato. Adesso hanno approvato il reato di tortura psicologica che fa il pari con razzismo etnico, cioè vuol dire arresti lo spacciatore e questo denuncia mi sono sentito trattato male psicologicamente. Fate fatto, io lo spacciatore lo tratterei male anche fisicamente, non solo psicologicamente. Però vogliamo permettere agli uomini delle forze dell'ordine di fare quello per cui sono pagati poco e male, anche perché adesso qualcuno gli vorrebbe mettere il numerino sul casco per identificarlo meglio. Allora io ho detto ma mettiamogli anche il bersaglio sulla schiena con i punti, così il lanciatore di Molotov è prende la birra. Ragazzi, qua c'è poco da sorridere perché quando viene meno il rispetto non lo istituisci per legge, quando c'è gente che ritiene normale prendere a colpi di ascia un controllore sul treno, vuol dire che è saltato qualcosa, vuol dire che non c'è più un freno, vuol dire che non c'è più paura, ma lo dico in senso positivo, uno Stato che non fa più paura ma che fa ridere, è uno Stato che salta per aria, perché quando viene meno rispetto salta tutto. Ed è per questo che io ho chiesto ai nostri deputati e senatori di studiare i modi per reintrodurre un anno di servizio civile obbligatorio per tutti i ragazzi e le ragazze che compiono 18 anni,
vorrei imparare un po' di educazione e di rispetto, un po' di sacrificio e di generosità, altrimenti io quando avevo 15 anni giocavo a pallone e giocavo in fondo a via Novara a Casa di Cristo, quando saliva il controllore sull'autobus, sulla 72, era il panico. Io ho sempre pagato il biglietto, quasi, ho quasi sempre pagato. Mi è capitato una volta che l'avevo perso, dai. Ma per dire che una volta si portava rispetto a chi guidava l'autobus, al vigile. Adesso se va bene ti ridono in faccia, se va male ti prendono a schiaffi. Ma perché? Perché tanto sanno che anche se ti beccano non paghi niente. E la prima riforma, quindi da fare a costo zero in Italia, è quella sulla giustizia. Se ti condanno a 10 anni di galera, stai in galera per 10 anni, non esci neanche un quarto d'ora prima. Altro che indulto, scuota carceri, buona condotta, sconti di pena. Un po' di timore, un po' di timore. Un applauso all'amico là in fondo. Noi abbiamo i comizi interattivi dove c'è libertà di pensiero e parola per tutti. Un bacione, sei un mio fratello. Detto questo, poi a me piacerebbe anche copiare quello che funziona negli altri paesi, paesi più civili del nostro. Ad esempio, per pedofili e stupratori lo fai una volta, non lo fai più, perché con la castrazione chimica ti faccio passare la voglia di mettere le mani addosso a una donna, a un bambino. E già lo fanno, non è che saremo i primi sulla faccia della terra, come una tassazione normale al 15 o al 20%. Funziona in 40 paesi al mondo. Perché è vero che oggi la tassazione arriva fino al 70%. È vero che evade le tasse, non è mai corretto. Ma quanti ne conosco io e ne conoscete voi che non è che non vogliono pagare le tasse? Non possono. Arrivano a fine mese e devono scegliere se pagare tutto allo Stato o pagare il contributo al dipendente o far mangiare i propri figli. E se scegli di far mangiare il tuo figlio e non pagare lo Stato, non sei un evasore, sei una persona per bene. Perché uno Stato non può chiedere il 70% del frutto del lavoro di un uomo e di una donna. No, quella non è evasione. Se uno Stato ti chiederà il 15% e tu evaderai anche quel 15%, allora sì che ti metto in galera e butto via la chiave. Ma oggi il primo ladro è lo Stato, il primo strozzino è lo Stato. Cose normali, scelte normali, che riguardano anche l'idea di famiglia. Io sono rispettoso delle scelte di chiunque. Lo Stato non deve entrare in salotto, in cucina e men che meno in camera da letto, però per quanto mi riguarda, per pensare a Mezzo fra 50 anni o a Milano fra 50 anni, io sono disposto a riconoscere i diritti a tutti, a rispettare le scelte di vita, di comunità, di affetto e di famiglia di tutti, però per quanto mi riguarda il matrimonio ha bisogno di un uomo, di una donna e di un po' di una mamma e di un papà. Quindi con rispetto per tutti, però qualche paletto l'ho messo, perché se no... E che Dio ce la mandi buona. L'aria è buona. L'aria è buona dappertutto, ma non in stazione centrale. No, anche se non posso dirlo, perché se no allarmo la gente come se fosse la Lega aver portato la scabbia in Italia. Ormai siamo arrivati a livelli di follia tale, però più ci insultano, più la gente che non è scema si ferma a pensare. Si ferma a pensare. Io ho fatto una campagna elettorale bella che mi ha portato a girare come una trottola da nord a sud. Ho raccattato un po' di petardi, un po' di sassi, un po' di uova, un po' di pomodori. Un po' di cretini sono stati denunciati e spero che facciano almeno qualche giorno non di galera,
ma di servizio sociale in una casa di riposo, così la prossima volta ci pensano un po' prima di tirare sassi, petarde e competarde. Però siamo sulla strada buona. Siamo sulla strada buona perché penso che la gente abbia una disperata voglia di normalità. Le cose eccezionali le facciamo proporre agli altri. Solo uno come Renzi, che è un genio, è un genio. No, ma con quello che è successo e sta succedendo a Roma, dove mangiavano anche sui tombini, quale altro presidente del Consiglio può proporre le Olimpiadi a Roma? È un genio, questo è veramente più avanti di tutti gli altri, perché c'è già il comitato olimpico con Buzzi e Carminati pronti ad allestire il villaggio. Noi ci siamo, io aspetto tutti voi domenica prossima a Pontida, che dovrà essere un'esplosione di entusiasmo, di gioia, di determinazione, di voglia di fare. E poi piano piano cambiano, pensate che in Emilia Romagna, dove la Lega ha preso quasi il 20% dei voti, il governatore del PD 15 giorni fa ha approvato un regolamento per le case popolari per la prima volta nella storia, dove dice in Emilia Romagna che per chiedere la casa popolare devi essere residente in Emilia Romagna da almeno 3 anni. Per carità, per me dovresti essere residente da 30 anni, però è già un segnale del fatto che se la gente si fa sentire, se la gente partecipa, se la gente firma, se la gente vota, anche a sinistra sono costretti a svegliarsi. Un altro piccolo successo, pensate che avrebbero dovuto pagare l'IMU anche i terremotati sulle case che non avevano più. Gli abbiamo fatto una testa così, e giustamente non dovranno pagare l'IMU il 1° luglio perché non ce l'hanno la casa. Le battaglie, ogni tanto le diciamo, ogni tanto le parliamo. Ne ricordo due di battaglie che abbiamo fatto a dicembre all'opposizione. Una, le due battaglie che abbiamo vinto, altre le abbiamo perse, però qualche volta vinciamo. Il governo Renzi aveva tolto 6 milioni di euro di contributo all'Unione Italiana dei Ciechi, il che vuol dire andare a togliere soldi a persone che già partono un pochino più indietro, e avevano tolto 20 milioni di euro alla legge per il reinserimento lavorativo delle persone disabili. E uno Stato che per raccattare due soldi toglie i milioni ai ciechi e ai disabili, capite bene che è arrivato alla frutta. Abbiamo fatto la battaglia, sono stati costretti a ritirarli fuori quei soldi per i malati di SLA, per i ciechi e per i disabili. Però che fatica! E quindi la soddisfazione più grande è vedere piazze come queste. Sono stato ad Agrigento e c'erano 600 persone in piazza ad Agrigento, probabilmente perché ad Agrigento è nato Alfaro e quindi sono ancora incazzati per questo. Però pensate che ad Agrigento, dove peraltro il candidato della Lega ha preso il 10%, ma hanno rieletto il sindaco degli altri partiti, e pensate che l'hanno rieletto, e se te lo sei rieletto te lo ciucci per 5 anni, e in molte case di Agrigento c'è l'acqua 2 giorni alla settimana, c'è l'acqua in casa che esce dal rubinetto 2 giorni alla settimana. Però in democrazia il popolo è sovrano, ti sei votata quel sindaco, te lo tieni per 5 anni e non mi rompe le palle, e se non hai l'acqua in casa vai a chiedere al tuo sindaco. A mezzo hai rivotato a sinistra, d'altronde a Milano sei riusciti a leggere Pisapia, quindi. Però ragazzi, se voi tenete duro, io penso che il governo Renzi non andrà avanti ancora per molto, e io penso che ce la cercheremo voto per voto, casa per casa, paese per paese. Viva la Lega, viva Renzi, e grazie per tutto quello che avete. Se non ci siete, io ci sono.
e forza Milan.